ciao. Buonasera. Piacere. Ciao. Come ti chiami? Allora, in arte mi chiamo Ginocchiello. Ginocchiello con la K? Sì, con la K. Che sarebbe un ginocchiello, però c'ha la K, giusto? Sì. Tu hai una pendrive o un disco? Praticamente io ho un disco con il mio primo EP e sì, una pendrive con delle basi. Allora, cosa vuoi fare? Vuoi cantare da vivo sulla base o lo vuoi ascoltare? Ma io preferisco sempre cantare, veramente. Allora dammi la pendrive con le basi. Io ti metto la base e tu mi canti sopra. Ma tu che genere fai? Cantautore? Cosa fai? Sì, tu? Sono un cantautore un po'... Sì, abbastanza particolare. Cioè? Il mio è un, diciamo, un rap pop, insomma, un rap pop, diciamo. Ma ti esibisci da solo? O? Sì, mi esibisco da solo. Se non ho un gruppo e... Allora, io parto e tu canti. Certo. Va bene. Sentiamo. Della stanza c'è gente che è danza sulla fragna del tuo cuscino, sarà il gatto del vicino o magari l'allegro fantasma. Si sposta questo quadro, è l'occhio dell'antenato che vuole ritornare per fartela pagare. Ma dimmi dove ti nasconderai, procederai al passo con la torcia. Dalla finestra acqua e vento impiccato sulla quercia. E tremi e scappi, ti nascondi sotto il letto e piangi, balbetti. Vuoi la macchina del tempo e quando apri gli occhi ti ritrovi sul lampadario. Oggi c'è la tua data depennata sul calendario, ma ciò che hai seminato tutto indietro ti è ritornato. Il fantasma è solo un gioco che da bimbo non hai giocato. Nel buio della stanza c'è gente che è danza sulla fragna del tuo cuscino, sarà il gatto del vicino o magari l'allegro fantasma. Si sposta questo quadro e l'occhio dell'antenato che vuole ritornare per fartela pagare. Ma dimmi dove ti nasconderai, dalla tua moto all'astronave, alla chiave universale. Oggi è l'assassino, ma domani Babbo Natale. La scala al pianoforte prende vita dalle carte, Napoleone Bonaparte o il nano Best, più veloci di Flash, nel fustone del Dash. Il pagliaccio X ti fa l'alcol test, labirinto, ma l'uscita non finisce la partita. Una nuova sfida, hai bisogno di una guida, e scendi giù in cantina, ti spunta la barba come l'eremita. Il sole incappucciato, imbavagliato da una strega, ti dona questa notte infinita con la luna nera. Nel buio della stanza c'è gente che è danza sulla fredda del tuo cuscino, sarà il gatto del vicino o magari l'allegro fantasma. Si sposta questo quadro e l'occhio dell'antenato che vuole ritornare per fartela pagare. Ma dimmi dove ti nasconderai. Mira, non si può, legato con lo scotch, un lenzuolo sul mio combo. Ti scappa la popò, ma la carta della Fox è volata nel giardino, no. Ho chiamato l'esorcista, è venuto l'elettricista per portare la luce, non lo so. È caduto con la testa spintonato da una veccia fulminata dall'elettroshock. Nel buio della stanza c'è gente che è danza suda freddo il tuo cuscino, sarà il gatto del vicino o magari l'allegro fantasma. Si sposta questo quadro e l'occhio dell'antenato che vuole ritornare per fartela pagare. Ma dimmi dove ti nasconderai. Sta attento! Sta attento! Sta attento! Sta attento! Paura! 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 Adesso capisco perché hai detto che avresti preferito cantare. Sì. Perché tu sei teatro. Tu sei proprio, diciamo, teatro allo stato puro. Infatti è questo, sì. Non rende mai la bella canzone registrata come quando la faccio dal vivo.
e quindi è poi mi diverto. Se dovessi paragonare, fare trovare qualche punto di riferimento, direi un po' Caparezza. Sì, me lo dicono in tanti, quindi anche se non, io non seguo proprio Caparezza, diciamo, no? No. Però sì, sì, soprattutto forse sulle voci, magari, no? No, sulle voci, su questo giocare molto sul testo, in una certa maniera, e poi il ritornello, perché alla fine il ritornello è un ritornello che ti acchiappa, hai capito? Cioè, tu hai creato un ritornello molto facile, molto bello, capito? Cioè, proprio che ti prende immediatamente. Hai un'altra canzone che voglio ascoltare? Qui c'ho Berlusconi, o è troppo... Ma è datata. Sì, se la faccio una canzone un po' più riflessiva. Si chiama Un lungo viaggio. Ecco, preferisco. Preferisco perché ormai sono vecchio e poi non mi interessa la politica. Questo è meglio Un lungo viaggio, più riflessiva. Sentiamo, vai. Come un gatto grigio scappasti dalla campagna, senza una famiglia, ritornasti in Francia, coi sogni nel mare di un vecchio pescatore, col nome Giovanna, inciso sulla barca, prigioniero dal vento, straniero del cuore. Si può cambiar paese, lavoro e pure amici, ma le ombre te le porti come la sete. Le nuvole sanno tutto, stanno ai piedi del Signore. La distanza di anni si colma in poche ore. Se abbatti le barriere, anche le più arcaiche, trovi un bambino che aspetta il suo Natale. Allora arrivo a Salon, tu invece sparai via Kong. Sorelle che non ho mai visto, contando il tempo perso, tra le droghe c'è il casino, Maurice d'Etudini. Si può non credere più, rubando Gesù. La strada è un lungo viaggio che hai fatto tu, nel mare blu, Maurice. Dopo un lungo viaggio dentro di me, negli occhi hai ton fis. L'estate le quattro colonne, ci compravi tutte le stelle, dalla Reggia al Lido conchiglie, e sepolto in tutte le sabbie il tuo cappello da chef, come Rocky che lotta sul ring. Questa nostra storia sembra un grande film, dove non esiste il finale, devi solo immaginare. Esiste il cambiamento che parte sempre da dentro. Lo sai che le sofferenze non vanno messe in confronto. Il mondo cambia se cambi tu. Il sistema ci vuole malati, nelle chat siamo mascherati. Tu liberi i sogni, tu rischi, se perdi o se vinci ci lasci incatenati. I giovani diventano vecchi, tu viaggi, tu salti, poi rubi, poi scappi giocando ai pirati. Senza più freni, senza più molli, lontano dai figli, 80 anni suonati. Balli divina, dragoni al pastis, dopo un compagno che ha perso la vita sotto quel mitra. E quei frammenti residi negli occhi della legione straniera. Tu porti tatuaggi come un giornale, vorresti la gomma per cancellare le pagine scure, i mali del cuore. La strada è un lungo viaggio che hai fatto tu, nel mare blu, Maurice. Dopo un lungo viaggio dentro di me, negli occhi hai ton fis. La strada è un lungo viaggio che hai fatto tu, nel mare blu, Maurice. Dopo un lungo viaggio dentro di me, negli occhi hai ton fis. Di strada ne ho fatta tante, ma i chilometri non sono quelli che segni su una cartina, sono quelli che fai dentro di te per portare via la rabbia, l'orgoglio,
le paure, tutto ciò che non serve. Invece bisogna condividere, bisogna comprendere, perché siamo diversi, ma alla fine anche uguali. E per questo ora sono da te, papà. Perché hai scritto questa canzone? Per mio padre. Mio padre e per me stesso, diciamo. È vivo? Sì. E perché non c'era un rapporto così? Penso, sono stato 17 anni senza vedere mio padre. Come mai? Mio padre è francese. Sì. E io sono salentino, ho vissuto sempre nel Salento, adesso vivo da un po' di anni qui nel Veneto. E praticamente mio padre ne ha combinate tantissime nella vita. E non è stato facile, insomma, ritrovarlo, no? E rintracciarlo. E io all'inizio c'avevo neanche un lavoro e della stabilità economica. Poi ho iniziato a lavorare, a avere dei soldi, mi sono staccato anche da mia madre, nel senso sono venuto qui a Treviso a vivere da solo. E praticamente questo mi ha portato a riflettere su me stesso e a dire che le colpe, magari sì, tua madre sempre il bene ti dice certe cose di tuo padre, però non è la sua verità, non è la mia, no? E quindi io mi sono deciso, insomma, di andare in Francia dopo tantissimi anni, insomma, di andare a trovarlo. E qualche anno fa sono andato, l'ho ritrovato e è tornato, insomma, da questa esperienza, ci ho buttato giù questa canzone. C'è un rapporto adesso? E mi sento ogni tanto con la sua, cioè lui c'è un'amica. Mio padre ha 87 anni, non è facile comunicare con lui perché non sente neanche al telefono. Quindi comunico con quest'altra signora e ci scambiamo, insomma, le notizie, gli auguri e tutto. Tu hai una famiglia? C'ho mia madre che... No, io vivo da solo. Come vivi? Di che cosa fai? Perché faccio... di musica non vivi? No, io lavoro come host in casa di riposo con gli anziani da diversi anni, insomma. Beh, fa un bel lavoro, lo devo molto. Grazie. Ma tu canti con loro? Quando è possibile, quando riesco, in brevi momenti, perché il lavoro non ti permette tanto di... E quando riesci, tu ti esibisci dal vivo? Sì. Hai detto un sì, no? Faccio diversi concorsi. Ma come ti esibisci? Con un gruppo, con un da solo? Da solo con le basi. Da solo con le basi, sì, è bello. Suoni strumenti? No. Devi trovarti qualcuno, almeno che ti accompagni la chitarra o ti impari la chitarra. O il pianoforte. La chitarra è molto più comoda. Ti si apre un nuovo mondo. Con una chitarra ti si apre un nuovo mondo, anche perché così sei limitato. Non hai un gruppo che ti accompagna, non puoi fare questa musica dal vivo. Solo con le basi è una roba che, per quanto tu sia bravissimo, perché tu ci metti una teatralità incredibile e dai un'intensità alle tue canzoni fortissima, però non ti puoi esibire con le basi, capito? Quindi o tu ti trovi un amico, qualcuno che suona la chitarra, che ti possa accompagnare, o inizi a imparare tu e fai one man band. Però questo è quello che devi fare. Cioè, se io ad esempio ti dicessi, non ti potrei neanche dire vieni a esibire domani, perché deve essere rigorosamente al vivo, tu non sei in gruppo, capito? Quindi è una roba che tu devi assolutamente fare. Ok. Poi, alternativa, ti trovi addirittura un gruppo di amici, trovi qualcuno che ami la musica, te lo vai a cercare, e cominciate ad andare in giro, a proporvi, fare qualche cover, perché quello vi chiedono, e inserire dentro dei pezzi tuoi, e da lì cominci. E non smettere mai di sognare, visto che hai scelto di metterti la maglietta Forever Dreaming. Ok? Certo. Ciao. Grazie.